Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto alla review di oggi. Il giocatore che andremo ad analizzare è La Hoya, Paulo Dybala, attaccante argentino in forza alla Juventus, che ottiene questa sua versione TIF grazie alla doppietta segnata nell'ultima giornata di campionato. La prima cosa che potrebbe saltare all'occhio è la differenza tra l'overall e le statistiche che presenta, perché giocatori con statistiche simili tipo Agüero hanno un overall decisamente più alto. Questo perché? Perché, come sapete, quest'anno nella scelta tra parentesi degli overall hanno messo un altro criterio che è la reputazione internazionale, ovvero la reputazione che quel giocatore ha in ambito appunto internazionale. E Dybala presenta una stella su 5 per quanto riguarda questa reputazione, quindi ha un overall abbassato. Un altro esempio di sta cosa è Suarez, che in teoria dovrebbe avere un 88 di overall, però grazie alla sua reputazione appunto invece ha un 90, la sua carta NIF. Chiusa questa piccola parentesi, andiamo direttamente ad analizzare le statistiche di questa versione di Dybala. Troviamo un 90 velocità sulla carta, che diventa un 92 accelerazione, 87 velocità scatto. Qui non c'è assolutamente nulla da dire, questa velocità per un attaccante è sicuramente più che ottima. Per quanto riguarda il dribbling, invece, troviamo un 93 sulla carta che diventa uno spaventoso 97 agilità, che si commenta totalmente da solo, che nel tozzo diventerà un 99, quindi vi lascio immaginare. 90 equilibrio, molto difficile da buttare a terra. 81 riflessi, 95 controllo palla e 91 dribbling. Qui delle statistiche appunto da top player, nulla da dire né da specificare. E sicuramente il dribbling è in assoluto il pezzo forte di questo giocatore. Passando al tiro, troviamo un 89 sulla carta che diventa un ottimissimo 94 di posizionamento, 93 di finalizzazione, anche questo si commenta da solo, 78 di forza tiro, 85 tiri dalla distanza, 89 tiri al volo e 89 per quanto riguarda i calci di rigore. Per i tiri, nonostante abbia due stelle piede debole, segna tranquillamente anche col destro, ricordo che è mancino. Sia giro che di potenza non c'è assolutamente differenza. Se la deve mettere dentro, la mette dentro e basta, senza se e senza ma. Perché oltre ad avere delle ottime statistiche, anche il tiro tra parentesi buggato, perché anche nella sua versione base ha questa specialità, diciamo, del tiro. Le statistiche difensive non ve lo sto manco a dire, le possiamo tranquillamente saltare. L'unica che ci potrebbe interessare è il 65 di precisione testa, però è un valore basso e quindi facciamo finta che non l'abbiamo neanche visto, ecco. Per quanto riguarda il passaggio, abbiamo un 83 sulla carta che diventa 87 visione, 80 di cross, 89 precisione punizioni che è sicuramente un altro pro di questo giocatore, 86 passaggi corti, 68 passaggi lunghi e 96 effetto. Queste statistiche del passaggio lo rendono un giocatore molto duttile, volendolo si potrebbe anche usare come COC e renderebbe comunque parecchio bene. Per concludere, troviamo le statistiche del fisico. Un discreto 69 sulla carta che diventa 1,80 elevazione ed essendo alto 1,77, bene o male, ogni tanto qualche palla la prende. 87 di stamina e fino a fine partita potrete usarlo tranquillamente scattando, eccetera, senza nessun tipo di problema. 62 di forza fisica pura, che è un valore basso, però è compensato dal 90 di equilibrio e quindi non grossissimo problema. E il 59 aggressività, l'unica pecca che ho trovato a questo giocatore perché vuole tanto palla sui piedi e difficilmente va ad aggredire il difensore in possesso di palla. Tutto ciò anche si nota dal work rate, che è l'altra cosa che non mi piace tanto di questo giocatore, che troviamo un normale basso. Avrei preferito sinceramente un alto normale, ecco, se avessi avuto quel work rate sarebbe stato il mio attaccante preferito. Per finire andiamo a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro troviamo velocità, dribbling, agilità, tiro e resistenza. Tra i contro troviamo solamente aggressività e work rate. In teoria avrei dovuto mettere anche le due stelle piede debole come contro, però come ho detto prima non si notano e anzi segna tantissime volte col destro. Come voto finale gli ho dato 9, non perché non sia forte ma perché il 10 me lo riservo per il tozzo, che sarà sicuramente qualcosa di illegale in tutti gli stati del mondo. Con questo il video termina, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di passare dai nostri social e commentate per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto!